Lapidi tutte uguali nei due cimiteri cittadini, quello di Pirri ma soprattutto quello di San Michele, e dunque addio ai maxilastroni commemorativi. Se prima le famiglie dei defunti potevano scegliere e avere mano libera, adesso invece dal comune è arrivato uno stop meglio delle regole. Ma c'è una segnalazione costante e continua da parte di molti cittadini che non gradiscono alcuni interventi fatti sulle tombe da parte di altri cittadini. Io ricordo semplicemente che sono luoghi sacri e sono luoghi che vanno rispettati, non si può allestire o immaginare la tomba o la lapide del proprio caro come se si stesse arredando una parte di casa. È un luogo frequentato da cittadini che merita il rispetto che è proprio dei luoghi come i cimiteri, e quindi in questa direzione, per quanto riguarda il cimitero di Bonaria, ovviamente si dovrà usare solo una tipologia di materiali che riprendano i materiali di marmo già usati nel passato, per non stravolgere il luogo. Per quanto riguarda i cimiteri di Pirri e di San Michele, non è consentito l'uso di materiali o di arredamento, allestimento della tomba, tanto da non rispettare il contesto di sacralità che il luogo merita. Quindi poggia tutto sul contesto di sacralità che il luogo merita il messaggio del comune, in quanto comunque dei cagliaritani si sono lamentati di non poter scegliere, decidere neanche nel momento della morte di un proprio caro come appunto arredare la lapide. Le lamentele sono nella direzione opposta, cioè dell'intervento di alcuni cittadini che hanno stravolto il decoro del luogo. Cioè, le lamentele non sono per la libertà di fare qualsiasi cosa, sono nella direzione opposta, cioè di mettere un freno a quest'idea che in cimitero si possa fare qualsiasi cosa. Non so, sono luoghi pubblici, sono luoghi che vanno rispettati, sono luoghi che accolgono il riposo eterno delle persone, non possono essere luoghi dove sia consentita qualsiasi cosa.